Inizio d'anno è stato decisamente positivo per gli asset di rischio, sia l'azionario sia il credito hanno messo a segno performance positive, in particolare il credito nella sua declinazione meno rischiosa, l'investment grade, ha fatto circa un punto di performance e ha fatto quasi il doppio nella sua parte più rischiosa, quindi nel mondo della yield. Questo anche grazie al fatto che abbiamo avuto un buon andamento anche dal punto di vista dei tassi. I tassi evidentemente stanno incominciando a flirtare con un picco da parte della Fed, quindi iniziano a vedere la fine del ciclo di rialzi della Banca Centrale Americana, e questo ovviamente ha un risvolto decisamente positivo. Se prendiamo ad esempio il decennale americano, abbiamo visto con il fine anno un tasso quasi del 4%, e a gennaio siamo scesi andando ben sotto il 3,50. Allo stesso modo sul bund decennale abbiamo visto un rally legato anche in questo caso alla discesa dei tassi. Ovviamente sappiamo come la Banca Centrale Europea sia un po' più indietro rispetto alla Fed nel ciclo di rialzi, quindi abbiamo avuto un rally decisamente meno importante. Questa è sicuramente una settimana decisiva per quanto riguarda proprio i tassi, perché abbiamo le riunioni delle due principali banche centrali a livello mondiale. Nei prossimi giorni avremo la Fed, da cui ci aspettiamo un cambio di passo, una riduzione nel passo del ciclo di rialzi, quindi andremo a rialzi di 25 basis point sicuramente nel prossimo meeting, e poi il mercato prezza ancora nel meeting successivo altri 25 basis point. Dopodiché c'è un periodo di circa 5-6 mesi in cui è prezzata una pausa, e se vogliamo guardare ancora oltre il mercato si aspetta qualche taglio, quindi un intervento espansivo a sostegno del ciclo, visto che sia lato inflazione sia lato del mercato del lavoro i segnali sono decisamente incoraggianti. Per quanto riguarda invece la Banca Centrale Europea, come abbiamo già detto, siamo un po' indietro nel ciclo e negli interventi, per cui è prezzata per questa settimana ancora un intervento di mezzo punto. Dopodiché bisognerà vedere quale sarà l'outlook che ci vorrà dare Lagarde, perché nel fine d'anno scorso abbiamo avuto due meeting con due indicazioni contrastanti. Prima novembre abbiamo avuto rassicurazioni con toni decisamente espansivi e con preoccupazioni riguardo al ciclo europeo, mentre a dicembre Lagarde è stata decisamente più restrittiva, ha dato indicazioni di una banca centrale che deve continuare a intervenire perché i valori assoluti, in particolare ancora a dicembre, dell'inflazione erano decisamente alti. Quindi da questo punto di vista è chiaro il ritardo da parte della Banca Centrale Europea, e quindi avremo sicuramente anche in questo caso un ritardo rispetto al picco del prezzato dal mercato per quanto riguarda gli Stati Uniti. A fronte di questo andamento dei tassi, anche le valute ovviamente hanno continuato a rispondere secondo le stesse logiche che avevamo già visto a dicembre, quindi il dollaro ha continuato a deprezzarsi, oltre che contro euro, contro molte delle divise del G10, in particolare contro le divise più cicliche.